Questo incontro è stato voluto per sostenere le donne afghane, non solo, e per farlo abbiamo pensato di invitare due donne straordinarie che possono raccontarci da vicino quello che noi ovviamente possiamo soltanto immaginare. La giornalista Barbara Schiavulli e Flavia Mariani, che è una delle responsabili di 9 Onlus. Benvenute. Tra poco ve le presenterò meglio, intanto ci tengo a dire che questo è il primo evento interamente pensato e realizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano, di cui fanno parte la Presidente Concetta Balsorio, Vicepresidente Maria Antonietta Dominici, Vicepresidente Lorenza Patrizia Panei, Annunziata Laurenzi, Luisa Novorio, Alessandra Sucapane, Roberta Placida, Raffaella Di Renzo, Alessandra Belmonte, Giulia Di Nicola e la sottoscritta. Allora, il popolo afghano ha bisogno di aiuto e noi abbiamo risposto presente. Prima di iniziare a dialogare con le nostre ospiti, però, vorrei lasciare la parola alla nostra presidente Concetta Balsorio per i saluti istituzionali. Grazie. Io rinnovo il buonasera e benvenuto a tutti, scusandomi per il piccolo inconveniente che c'è stato. La Commissione Pari Opportunità si è dato un volto nuovo, ovviamente con il cambio dell'amministrazione. È composta da persone professioniste, donne che hanno idee chiare, chiari obiettivi e hanno voglia di lavorare per il territorio. Questa, come diceva giustamente Roberta, è la prima iniziativa nata anche dalla situazione contingente della nostra amministrazione, avendo noi ospitato chiaramente diversi profughi qui in città. Per questo abbiamo voluto dare un taglio leggermente diverso alla situazione. Non abbiamo pensato di soffermarci alle immagini televisive, abbiamo voluto dare voce alle emozioni, abbiamo voluto dar voce ai racconti, alle storie, a quello che c'è dietro, e chi meglio di chi l'ha vissuta e chi ha lavorato da tantissimo tempo su quei territori e che si è prodigato ovviamente per quei territori. Volevamo sentire qualcosa di diverso, non soltanto immagini crude. L'Afghanistan in questo momento sta pagando un duro scotto, ma è un territorio, io non mi soffermo assolutamente dalle scelte politiche perché non ho una visione internazionale chiara e ovvia, ma penso che non molti l'abbiano, non soltanto i comuni cittadini, ma proprio credo i politici a livello internazionale non hanno chiaro qual è l'obiettivo vero sotto l'aspetto umano. È un territorio povero, un territorio che inizialmente si pensava che avesse dei beni sottoterra, ma in realtà non ha grandi risorse, è però un crocevia fondamentale per le posizioni internazionali, ma di questo penso che ci parleranno loro. E io do il benvenuto alle nostre ospiti, le abbiamo volute fortemente da un'idea di Roberta, volevamo fare qualcosa di pratico, qualcosa di immediato, che andasse anche al di là del sostegno sia materiale che morale immediato per quei pochi con i quali siamo venuti a contatto. Ringrazio i membri della commissione, hanno tutti dato un grande apporto affinché l'iniziativa si potesse portare avanti, e all'amministrazione comunale ovviamente, che si è resa disponibile anche in questo caso. Grazie. Vi presento dunque le nostre ospiti. Allora, Barbara Schiavulli è giornalista per scelta fin da ragazzina, ma non la giornalista normale, la giornalista di guerra. Ha raccontato tutte le guerre degli ultimi 20 anni, dall'Iraq, Afghanistan, Yemen, Darfur, America Latina e tanto altro. È una freelance nel senso più libero del termine, ma è anche in quello più complicato, direi. Ha vinto il premio Lucchetta, il Italian Woman in the World, il premio Antonio Russo, il premio Maria Grazia Cutuli e tanti altri. Ha scritto per i giornali più importanti come L'Avvenire, L'Espresso, Il Messaggero, La Stampa, solo per citarne alcuni. Ha collaborato e collabora con radio e TV, e a proposito di radio è direttore responsabile di Radio Bullets, che ha la capacità di raccontare tutto quello che accade, soprattutto nel mondo, con sincerità, rigore, ma soprattutto con tanto lavoro. Barbara sa raccontare, sa scrivere, pratica il giornalismo, quello onesto, ama la sua professione ma non trova il posto fisso perché lei lo cerca ma lui non la cerca. Ha scritto 5 libri, Le farfalle non muoiono in cielo, Guerra e guerra, La guerra dentro,
Bulletproof Diaries, storie di una reporter di guerra e Quando muoio lo dico addio, storie di straordinario estremismo. Barbara ha il dono di farvi entrare proprio nelle storie che racconta. Ha sempre pronto il trolley rosa e la stilografica. La sua santa preferita è Santa Brigitta ed è qui oggi per raccontarci il suo Afghanistan. Grazie Barbara. Sì, devo ringraziare, sì, non ho capito chi devo ringraziare. Le presidenti delle commissioni pari opportunità delegate, il comune di Celano, non so chi altro è arrivato, però vi salutiamo e vi ringraziamo tutte. Sì, l'avvocato Morelli e la commissione pari opportunità, non ricordo i nomi, abbiate pietà. Cavasinni, ok, ecco, ho i suggeritori, grazie, ma fatta. Comunque vi ringraziamo davvero di cuore. Allora, adesso vi presento invece Flavia Mariani, che è una consulente di marketing e comunicazione integrata, sa risolvere i problemi con soluzioni creative, ha collaborato con le più importanti case di produzione pubblicitaria e ha seguito per anni la comunicazione del Dipartimento Pari Opportunità. Sa lavorare in squadra e sa essere concreta quando c'è bisogno di realizzare, soprattutto senza perdere tempo. Lei qui oggi rappresenta la 9 Ollus, che è nata nel 2012 dall'idea di tre donne che hanno saputo farla crescere, hanno salvato tante vite, aiutato tante donne, e 9 Ollus ha tanti volontari, donatori che hanno fatto sì che tante donne arrivassero dall'Afghanistan in Italia, e sarà Flavia stessa a raccontarci il grande lavoro di 9 Ollus. Grazie Flavia di essere qui. Allora, io inizio con Barbara Schiavulli, rompiamo il ghiaccio con una domanda facile: quando hai iniziato il tuo forte legame con l'Afghanistan? Forse stacco il microfono, se ci riesco. Non si stacca il microfono, trasportiamo tutto il microfono. Intanto buonasera a tutti e grazie per averci invitato. Quando è iniziato con l'Afghanistan? È iniziato da subito, da 2001, quando ci fu il crollo delle Torri Gemelle. Io ero una giovanissima, non lo sono più, giornalista di guerra. All'epoca seguivo il conflitto israelo-palestinese e le zone del Medio Oriente, è successo quello che è successo negli Stati Uniti, e con altri giornalisti siamo partiti immediatamente per il Pakistan perché sapevamo che sarebbe esplosa la guerra in Afghanistan. Cercavano Bin Laden, che era ritenuto responsabile degli attacchi alle Torri Gemelle, e i talebani, che in quel momento tenevano, avevano controllo del paese esattamente come ce l'hanno loro ora, e in quello che viene definito il medioevo dell'Afghanistan, perché sono stati 5-6 anni di buio totale, dove il paese, che già era in guerra da diversi anni, è rimasto chiuso in se stesso senza che nessuno di noi veramente sapesse cosa stava accadendo. In realtà accadeva quello che accadrà probabilmente d'ora in poi, non appena si spegneranno i riflettori. Le donne erano costrette a stare a casa, non potevano lavorare, non potevano andare a scuola, dovevano indossare il burqa, non potevano uscire da sole, ma solo con un maschio, che poteva essere il marito, il padre o il fratello. Erano costrette a non pensare più, a essere cancellate da quello che era il loro paese. Se mettevano lo smalto, tagliavano le dita; se c'era il sospetto che venissero, che avessero un amante, un fidanzato, venivano lapidate. Insomma, la situazione era difficile anche per gli uomini. È stata vietata la musica, sono stati vietati i film, sono stati distrutti i libri, è stato saccheggiato il museo, che adesso è stato peraltro restaurato e con tutto l'archivio rifatto dagli italiani. Tutto quello che è accaduto all'improvviso, con l'arrivo degli americani, è
cambiato tutto di nuovo. In Afghanistan c'è questa cosa in cui ripetutamente cambia la vita della gente da un momento all'altro. E io arrivo nel 2001, quando scoppia la guerra, e in quel momento in realtà scoppiava una guerra, ma in realtà la gente tornava fuori, si rifaceva le fotografie, si sentiva la musica per le strade, sembrava tutto possibile, e per un paio d'anni è stato così. Poi gli americani hanno spostato la loro attenzione verso l'Iraq e qualcosa è successo di nuovo in Afghanistan. I talebani sono rientrati in forze e da allora si è sempre combattuto. Si è combattuto su due fronti: uno era quello militare, i talebani attaccavano le truppe internazionali e quelle che piano piano si stavano addestrando, e poi un attacco sistematico contro la società civile che si stava formando, perché fino al 2001 il tasso di analfabetismo nel paese era delle donne del 90% e degli uomini del più o meno 80%, anche perché i ragazzi che andavano a scuola in realtà andavano nelle scuole coraniche, dove non venivano insegnate tutte le materie, quindi uscivano dei ragazzi piuttosto manipolati. Poi piano piano, con tanti difetti, con tante contraddizioni, con tanti problemi, anche perché resta un paese fortemente conservatore, però le cose sono un po' cambiate, soprattutto nella città. Nelle città afghane, tre sono quelle grosse, la situazione per esempio delle donne si è notevolmente modificata. Vanno a scuola, hanno internet, c'è musica, c'è arte, c'è il disegno, non ci sono cinema ancora e c'è poco teatro, però insomma si stava progredendo. C'erano ragazze che andavano a buttarsi coi deltaplani scortate dalla polizia, c'era una squadra di pugilato femminile che è andata anche alle Olimpiadi, insomma c'erano tante strade che si erano aperte. E di nuovo all'improvviso l'anno scorso, con l'accordo che hanno fatto gli americani a Doha, escludendo il governo afghano, che era il reale alleato degli americani, hanno distrutto tutto, perché in quel momento, nel momento in cui hanno fatto un accordo per ridare il potere ai talebani, il governo afghano non poteva che crollare. E a quel punto io ero lì un mesetto e mezzo fa, ero tra l'altro con le donne, siccome avevo già conosciute, sono riandata a trovarle, perché hanno dei progetti di emancipazione delle donne, quindi nel tempo uno vede anche come cambia la società e come crescono, e si parlava del fatto che i talebani potessero tornare. Nessuno pensava che un mese e mezzo dopo saremmo stati qui a parlare di questa tragedia in corso, anche perché adesso stanno succedendo delle cose un po' strane. Da una parte c'è questa narrazione dei talebani che si mostrano al mondo molto più moderati in realtà di quanto siano, c'è questo ora passaggio dei media italiani, ma non solo, di fare da portavoce dei talebani senza in realtà un contraddittorio. Queste sono persone che per 20 anni hanno messo ordigni sotto le macchine di giornalisti, di attivisti. Io stessa tutte le volte che andavo sapevo che avrei potuto essere rapita e uccisa, quindi per me i talebani restano quello, non è che perché loro oggi dicono che siamo cambiati per me cambia qualcosa, a maggior ragione chi lì ci vive. Poi c'è la popolazione, ci sono le donne, ci sono tutte quelle persone che oggi non si vedono più nelle immagini che vedete alla televisione, perché sono nascoste, che sono gli attivisti, sono la società civile, sono le donne, sono i giornalisti. Immaginate, ci sono più o meno 1500 giornaliste donne in Afghanistan, solo 75 stanno lavorando ora, le altre ci stanno chiedendo aiuto. Ero io adesso in bed and breakfast e ho ricevuto due richieste di persone, ce ne arrivano continuamente, poi Flavia lo dirà anche meglio. Quindi c'è questa militanza che adesso purtroppo è al potere, che racconta all'Europa una storia che è quella che vuole sentirsi dire, in modo da sgravarsi un po' la coscienza. E poi ci sono invece tutte le donne che dicono: non credeteci, non solo donne, io dico donne ma in realtà parlo anche di uomini, non credeteci, quella gente non è così come vuole, ve la sta raccontando. E io credo a queste persone. Se devo scegliere chi raccontare, chi continuare ad essere
essere la voce, ovviamente scelgo le persone che per 20 anni mi hanno condiviso con me le loro storie, le loro vite, i loro sogni, il loro progresso, mentre quegli altri, se io avessi fatto un passo fuori nel tentativo di parlare con loro, io una volta li ho intervistati a Kandahar e avevo detto di essere una giornalista libanese, non italiana, perché gli italiani li stavano attaccando. Quindi questa è la mia posizione in questo momento. Ora bisogna pensare a cosa fare. Non spegnere i riflettori su questo posto, quindi continuare a parlarne, perché loro si sentono sotto pressione e vogliono essere riconosciuti dal resto del mondo, perché altrimenti non avrebbero abbastanza soldi. Calcolate, l'Afghanistan che è il maggiore produttore di droga, di oppio, che diventa eroina, e anche uno dei paesi più corrotti al mondo, motivo per il quale l'esercito, l'amministrazione, tutto crollato come un castello di sabbia, anche perché alle spalle non c'era niente in realtà. E tutti i soldi che gli americani, i paesi donatori, noi compresi, sono stati spesi, si sono liquefatti nelle tasche di altre persone. Poi ci sono le persone che sono arrivate qua. Queste persone non sono, senza togliere niente alle altre persone che arrivano qui in cerca di aiuto, che fuggono, queste sono le teste dell'Afghanistan, le persone che sono arrivate qua, sono persone ritenute ad alto rischio, quindi che potrebbero, se fossero rimaste lì, probabilmente sarebbero state uccise o quantomeno intimidite, e che rappresentano il cervello, quindi quello che quel paese un giorno avrà bisogno di riacquistare appena sarà possibile. Molte di queste persone magari non vorranno tornare a casa, ma tante altre sì, perché quello è il loro paese, perché lì c'è ancora le loro famiglie, perché lì c'è la loro storia e di quello vogliono far parte. Non sono persone che hanno vissuto in Afghanistan tanto per fare, loro già combattevano per un Afghanistan diverso, quindi io credo che molti di loro adesso siano qui un po' in stand by perché non potevano fare altrimenti, e poi magari un giorno, ci auguriamo, potranno tornare a dare il loro contributo. Fino a quando non potranno parlare, stiamo cercando di farlo noi, stiamo cercando di andare in giro e di raccontare le storie di queste persone, che sono tutte una più tragica dell'altra, persone normali, perché è normale essere una giornalista, è normale essere un'operatrice umanitaria, è normale essere una tassista, è normale essere un artista. Oggi tutte queste persone sono nel mirino dei talebani. A proposito di storie, Barbara, tu ne hai raccontate tante, ce n'è una o più di una che, se ci pensi un momento, è quella che ti viene subito in mente o che ti è rimasta di più nel cuore e nella mente? No, io ne ho milioni di storie, potremmo stare qua tutta la settimana. Ne racconto una vecchia e poi magari una nuova. Ero da poco arrivata in Afghanistan e ho conosciuto una ragazza. Poi in realtà è stato fatto un film, non su questa storia, ma ce ne sono molte simili, che durante il regime dei talebani, siccome le donne non potevano lavorare, il papà di questa ragazzina che aveva 10 anni era disabile, quindi lui non poteva lavorare, il fratello a un certo punto muore perché c'erano comunque combattimenti, e lei a 10 anni dice, va dal papà e dalla mamma e gli dice: ho deciso che io da oggi sono un maschio, a 10 anni, per poter mantenere la famiglia. Quindi comincia ad andare a lavorare, lei cuciva le paglie per fare le scope, va alla scuola coranica, si comporta come un maschio, guadagna i soldi per tutta la famiglia, per tutte le sorelle, perché lei era ancora piccola, poteva fingere di essere un maschio. Poi man mano comincia a crescere, quindi lo sapeva solo la famiglia e il dottore che le fasciava il seno che cominciava a crescere. Poi lei mi racconta: per fortuna mia è caduto un razzo vicino a casa mia, io mi sono ustionata un pezzo della faccia, così sembravo ancora meno femminile e potevo continuare a fare. Lei per anni ha mantenuto la famiglia, fino a quando poi è caduto il regime dei talebani e lei ha potuto rivelarsi quale ragazza. Il problema è che in quel momento ha detto: sì, io voglio però continuare a lavorare, io voglio continuare a studiare, voglio essere una ragazza, ma anche avere tutto quello che facevano i maschi. E così è stato fino ad ora.
E questa era una storia che mi aveva preso parecchio, perché era di una forza pazzesca. Non parliamo di una persona adulta, parliamo di una bambina di 10 anni, anche se lì sono molto più adulte visto quello che vivono. Però io penso sempre, io dico sempre che le donne in generale, ma soprattutto in Afghanistan, quando si parla di donne deboli, le donne non sono mai deboli, le donne sono vulnerabili. Ma se c'è un posto dove io ho conosciuto donne forti, è sicuramente questo. L'altra storia invece, che riguarda Noe Onlus in questo caso, un mesetto e mezzo fa vado a fare, loro hanno questo programma, poi magari lei lo avevano, lo racconterà meglio, che si chiama Pink Shuttle. Queste donne che hanno imparato a guidare, quindi John Down, una donna che guida, British Aero, queste ragazze giravano per la strada, qualcuno che gli batteva il pugno perché le donne che guidano, apri, voglio dire, non hanno tutti i torti, visto quelli, ci sono famosi detti anche qua. Però detto questo, esatto. E allora a un certo punto, insomma, facciamo questa storia, poi ci mettiamo sedute tutte insieme, poi le afghane parlano, sono come le venezuelane, sono, se o non dicono niente perché hanno paura, cosa, oppure se apro il varco sei distrutto. E a un certo punto c'era una mamma con una bambina, perché ovviamente tutte le donne si sposano presto, tutte fanno tanti figli e se li portano anche spesso dietro, e c'era questa bambinetta piccolina, e così scherzando gli dico: ma quanti anni hai? E lei mi guarda e mi fa 4, quindi già in inglese mi parlava, e gli faccio: ma come ti chiami? Lei mi dice: come ti chiami? Tutta un po' vergognosetta. E gli faccio: ma cosa vuoi fare da grande? Che a 4 anni ho detto che vuoi, mi risponde. Questa guarda la mamma e fa: voglio fare la tassista come la mamma. Ora, 20 anni fa, se io avessi chiesto a una bambina cosa voleva fare da grande, mi avrebbe sicuramente risposto la moglie oppure la dottoressa, che era l'unico lavoro che potevano fare, non c'erano altre alternative. Oggi, se invece uno va in una scuola, oggi, cioè l'altro ieri, se uno andava in una scuola a Kabul, ti dicevano: voglio viaggiare, voglio vedere Parigi, che poi magari non sanno bene dove sta, ma va bene lo stesso, voglio fare la poliziotta, tantissime ragazze vogliono fare le poliziotte. Una delle storie, tra l'altro, che ho fatto ultimamente, sono andata a visitare un papà, l'anno scorso ci fu un grosso attentato, sempre di questo ISIS Key, che è quello che ha fatto l'attentato all'aeroporto, dove entrò in l'ospedale maternità di Medici Senza Frontiere e cominciarono a sparare sulle mamme che avevano appena partorito, sulle ostetriche e sui bambini. Ci furono 22 morti. Una di queste mamme in quel momento aveva chiamato il marito per dire che quel giorno l'avrebbero dimessa. In realtà sono entrati questi uomini, hanno cominciato a sparare, lei per salvare la figlia, lei è morta ma ha protetto con il suo corpo la figlia. Quindi vado poi a casa a trovare questo uomo che aveva 5 figli più questa bambina sopravvissuta, mi racconta, tra l'altro lui su una sedia a rotelle perché aveva avuto un incidente sul lavoro, quindi una storia di quelle che più tragiche non poteva essere. Alla fine chiedo i figli di varie età, perché erano 6, quella piccola, vabbè, e che cosa volete fare da grande? Tutti mi hanno risposto, quasi tutti, tranne una che voleva fare la professoressa, volevano fare le poliziotte per vendicare la mamma. Quindi c'è tutto, si stava anche facendo un lavoro di ricostruzione anche psicologica su queste persone, anche le persone che sono arrivate qui. Non solo i 3, 4, 5 giorni che hanno passato all'aeroporto nel delirio più totale, dove sono state schiacciate, dove sono state picchiate, dove avevano paura di qualsiasi cosa, anche a volte stare solo vicino agli uomini, e lì ce n'erano migliaia, lasciavano le loro famiglie. Loro si portano dietro tutto un bagaglio di traumi, perché tu andavi al mercato e poteva saltare, mandavi i figli a scuola e potevano saltare a scuola. L'anno scorso uguale, c'è stato qualche mese fa, un grosso attentato a una scuola in un quartiere di Kabul con 90 ragazzine morte, e io mi ricordo ancora questo papà che continuava a mandare un messaggio alla figlia dicendo: amore di papà, dove sei? Dove sei? Gli ha mandato 100 messaggi prima che qualcuno gli dicesse che la figlia era una delle vittime dell'attentato. E il mio modo di giornalismo è fare questo, nel senso, non dare tanto i numeri,
non dare tanto operazioni militari, ma cercare di raccontare delle piccole storie che poi fanno capire cosa sta succedendo e quanto per noi invece può essere, lo possiamo sentire, perché se io parlo di un papà che manda i messaggi alla figlia, lo capiscono tutti cosa significa, cosa significa la paura magari che non ti risponde per 10 minuti e già uno va in panico. Immaginiamo in un posto come Kabul, dove sai che il panico non è perché sei ansioso, è perché è possibile. Allora ti faccio un'altra domanda, poi parlo anche con Flavia. Allora, tu hai rischiato di essere rapita insieme a Giuliana Sgrena. In quale altro caso hai avuto tanta paura? Oddio, tanta paura non è che ne ho avuta mai, perché sennò probabilmente non farei questo mestiere. Come hai detto all'inizio, non sono normale, quindi... diciamo che la paura non deve essere paralizzante in questo mestiere, ci deve essere un pochino perché ti impedisce di fare sciocchezze. Nel caso di quel rapimento io proprio quel giorno non ero uscita, avevo deciso di non uscire perché mi sembrava non la giornata giusta. Io faccio molte sciocchezze a volte, però sono una che di solito cerca di calcolare tutte le possibilità. Se non ne vale la pena, e soprattutto non ho una, il mio dovere è portare a casa una storia, se non riesco a portarla in qualche modo ho fallito, quindi se poi non porto la pelle è ancora peggio. Però c'è stata un'occasione, diciamo il posto che per me è stato più difficile, mentre a Kabul mi sono sentita in Afghanistan sempre a casa, perché probabilmente è scattato qualcosa tra me e quel paese, ce ne sono stati altri più difficili, tipo l'Iraq, dove anche lì sono andata tantissime volte e sentivo la pressione, anche a volte sono stata per diversi anni l'unica giornalista italiana in quel paese, quindi avevi una pressione doppia perché cercavano i giornalisti, tutti ti dicevano non andare perché rischi quello che rischi, e io pensavo che invece fosse necessario esserci perché quello è il mio lavoro, se no ne facevo un altro, perché queste persone meritavano di essere raccontate in quel momento, che non si poteva dimenticarli, come oggi io vorrei essere a Kabul. Però forse in questo momento è più utile che io sia qui, e appena si aprirà la possibilità di andarci e andrò. Però un giorno tipo ero in hotel, ritornata dopo una delle tante, lì si lavorava breve tempo, molto veloce, a casa delle persone, non si facevano più interviste per strada perché cercavano gli stranieri, quindi tutta vestita da irachena, poi io per fortuna fisicamente, se fosse come lei una guerra in Svezia dovrei aspettare, invece tutto sommato un velo in testa e non mi vede più nessuno. Invece sono in albergo, che è il posto dove tu ti metti, scrivi, tiri il fiato, ed è arrivato un camion bomba che è esploso nella hall. Io ero al 13° piano per fortuna e credevo venisse giù per un momento il palazzo. Poi nel momento in cui ho capito che invece sono andata giù a dare una mano, con le scritte, mi ricordo ancora che usciva su Ranews 24, la Schiavulli sta bene, io dicevo, ma i miei chi li sente? La mia preoccupazione erano più i miei, che mi avrebbero fatto un mazzo quadro piuttosto che... Comunque, queste sono anche, perché io dico sempre, io ho cominciato questo mestiere per far incazzare i miei, e da allora è stato un... perché ero molto giovane, io andai, ci sono riuscita perfettamente, e andai a 24 anni a Gerusalemme, a Ramallah, per intervistare Arafat, che le persone più adulte si ricorderanno chi è, sfido i giovani a saperlo, e dovevo stare una settimana, poi ho chiamato i miei genitori, ah quando torni? No, io resto, e sono rimasta 4 anni, quindi da lì poi è cominciato tutto. Grazie. Allora, parliamo anche con Flavia Mariani di Nove Ollus. Allora Flavia, un grande lavoro quello che fa la tua associazione. Grazie intanto di averci ospitati e di essere con noi, siamo veramente onorati e vi ringrazio tutta Nove Ollus. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, diciamo dal 2012, dove c'è una sede operativa, quindi tutto il personale è Nove Ollus, e quindi un lavoro principale sulle donne, quindi è iniziato con un centro femminile, quindi dall'alfabetizzazione, e poi è diventato proprio un hub
per le donne, di formazione, inserimento nel lavoro e soprattutto una scuola guida gratuita, perché appunto quello che diceva Barbara è vero, cioè è un paese che dopo la prima uscita dei talebani ha ottenuto dei diritti ma sulla carta, quindi diciamo che comunque era estremamente pericoloso per le donne studiare, lavorare, circolare, quindi uno dei più grossi problemi è stato proprio la mobilità, che vuol dire anche riuscire ad andare a approvvigionarsi piuttosto che andare all'ospedale, quindi non era tanto, e tra l'altro è carissimo avere la patente, e invece siamo riusciti in 4 anni ad avere un grosso numero di patentate femminili, tra l'altro una percentuale enorme rispetto a quelle rilasciate normalmente nel paese. E da lì poi ci è venuta anche l'idea di organizzare insieme ai progetti di imprenditoria femminile questo Pink Shuttle di cui accennava Barbara, che in realtà era un servizio di autiste professioniste donne, quindi abbiamo inserito un corso per professioniste che era a disposizione delle donne, quindi per poter accompagnare figli a scuola, per poter lavorare, ed è stato veramente un cambiamento rivoluzionario a Kabul, perché ha consentito ed era anche in armonia con la cultura locale, perché comunque erano donne con donne, quindi diciamo che facilitava le donne senza neanche offendere la parte più conservatrice, ma sostanzialmente è stato anche un moto di grande orgoglio ed è stato, diciamo, uno dei primi progetti destinato poi a diventare imprenditoria femminile, quindi gestita autonomamente dalle donne, quindi sarebbe dovuto succedere adesso. E insieme a quello tanti corsi anche online per poter aiutare soprattutto quelle che erano le province più lontane a poter imparare inglese, informatica piuttosto che altre cose. Chiaramente nell'ultimo anno la situazione era diventata molto più delicata, quindi addirittura uno dei nostri van per le donne è stato adibito a Pink Shuttle Social Service, quindi per le atlete invalide in carrozzella. Noi tra l'altro abbiamo anche un progetto di inserimento sociale con lo sport e seguiamo la nazionale maschile e femminile di basket in carrozzella, quindi anche per le donne allenarsi, diciamo che è uno sport già di suo impegnativo ma senza arti lo è di più, e quindi è stato invece, tra l'altro hanno avuto grandissimi successi, hanno vinto tantissimi campionati e il primo campionato sono venuti a farlo in Italia tra l'altro, quindi è stata un'emozione doppia per tutti. Poi abbiamo un programma anche per bambini e famiglie estremamente disagiate dove immediatamente è stata inclusa la piccola di cui parlava Barbara, quella della strage alla maternità, e che è stata una storia insomma che ha colpito molto tutti, tra l'altro cercando, partendo dal funerale della madre, cioè quello che è anche una giusta dignitosa accompagnamento a un lutto e una tragedia di quel tipo. Eravamo tutti molto speranzosi, cioè questo, tra l'altro tutto il nostro personale sono state donne anche molto giovani, forse qualcuno di voi l'avrà vista, questa ragazza Amina che ha parlato, ha lanciato messaggi, che è una delle nostre di Nove Ollus, ha sempre seguito tutta la parte di centro femminile, i progetti, il Pink Shuttle, è arrivata con le sue 3 sorelle, i suoi 2 fratelli, sono tutti laureati, parla perfettamente inglese, ha combattuto e sono cresciuti loro come i loro genitori, tra l'altro sono una minoranza quindi hanno anche più problemi, ma in generale, ma sono stati di un coraggio e di una capacità anche nell'abilità a laurearsi, a applicare il lavoro, a aiutare le altre donne a trovare il coraggio, a convincere le famiglie a farglielo fare, per cui c'era anche una generazione adulta di genitori e di uomini che non volevano più vedere le loro mogli, le loro figlie, le loro sorelle in uno stato di non riconoscimento dei diritti basilari, e anche erano iniziate una serie di attività, noi abbiamo fatto anche una serie di progetti, di un premio per le idee progettuali di imprenditoria femminile o di progetti in piedi, non erano solo piccole cose, c'erano donne che hanno aperto laboratori medici piuttosto che o piccole operazioni o caffè letterari dove i giovani potevano vedersi, vedere quello che succedeva nel mondo, cantare, scrivere poesie, sono nati, la poesia è diventata un altro strumento di aggregazione e di liberazione per le donne che iniziavano a parlare, ci sono stati artisti, street artist che prima un tempo facevano i murales con il loro sangue e poi hanno iniziato invece a parlare con le persone, a chiedere le autorizzazioni, a fare comunicazione positiva, a volere fortemente un'integrazione sociale e la pace, a volere una società diversa, una società più giusta, una società che contemplasse il rispetto per le donne, ma anche per le persone in assoluto. È un popolo che ama la musica, che ama la libertà, che ama ballare, abbiamo avuto ragazzi rapper che poi sono stati costretti a scappare, per fortuna
alcuni sono riusciti a fuggire. Tutte queste persone hanno collaborato fortemente con l'ONG e comunque con tutte le strutture, con gli italiani, sono morti anche italiani militari in questo paese per farlo, per aiutarci, esponendosi ogni giorno, soprattutto nell'ultimo anno, perché comunque erano tutti dei bersagli, che ovviamente sono stati presi di mira sempre. Noi infatti abbiamo dovuto immediatamente oscurare il nostro sito appena è stata presa Kabul, perché dentro c'erano immagini, ma non solo dei nostri, immagini di tutte le studentesse della scuola guida, dei corsi, di qualunque cosa, quindi assolutamente oggi non sono i talebani di una volta. Oggi il mondo digitale ha stravolto la vita a tutti, quindi è facilissimo l'accesso, è facilissimo hackerare, è facilissimo riarrivare alle fonti, quindi bisogna stare attentissimi e soprattutto avere un clima di protezione. Poi ci siamo trovati appunto in questa situazione di emergenza perché nessuno si immaginava che non ci fosse il tempo di fare un piano di emergenza. Poi appena sono entrati i talebani a Kabul, a quel punto abbiamo iniziato a collaborare con l'Interforce, con la difesa e gli esteri, insieme anche a altre ONG, intanto per poter costruire rapidissimamente delle liste di tutti quelli che avevano collaborato, perché comunque erano liste immense, quindi è stato un lavoro fatto di gran corsa, quindi giorno e notte senza posa, cercando di anche trovarli e recuperarli, di fare un piano di evacuazione. Poi ogni tanto ci sono anche miracoli, quindi mentre noi preparavamo questa evacuazione è arrivata una telefonata da noi di questa Giovanna Foglia, che è una magnate italiana, che si è offerta immediatamente di darci un aereo a disposizione per rafforzare il ponte aereo, perché comunque da Kabul potevano uscire solo aerei militari che poi dovevano, e tutte le persone venivano poi aggregate per andare in aerei più grandi, quindi immediatamente ci ha dato, diciamo, mezzi economici e aerei per poter intervenire anche su quello. Poi abbiamo avuto noi, siamo una piccola struttura, però è nata con l'obiettivo di essere operativa, perché sono tutti, anche i soci hanno sempre lavorato sul territorio, quindi hanno vissuto anche profondamente tutto il periodo talebano e post-talebano in Afghanistan, quindi sanno anche come fare queste operazioni. Abbiamo la possibilità di essere agili, però è stato un impegno effettivamente superiore alle nostre aspettative. Devo dire che soprattutto alcune delle nostre colleghe sono state straordinarie, perché hanno fatto turni di 30 ore e passa senza dormire, coordinando i gruppi, che ha significato, grazie al fatto di avere personale nostro lì, di poter chiamare e unire i piccoli nuclei, avere altri che comunque coordinavano sempre via cellulare e ci dicevano quali erano le strade percorribili, perché inizialmente sembrava che la parte più difficile fosse superare, attraversare la città con i presidi talebani, in realtà, per poi renderci conto che l'aeroporto era diventato come il crollo di uno stadio, per cui era una trappola mortale dove c'erano migliaia di persone stipate, che anzi i talebani lasciavano andare proprio perché si schiacciassero, quindi ci sono stati più di un tentativo perdendo le persone, con donne incinta, bambini che si disperdevano, una difficoltà assoluta a fargli varcare i gate dell'aeroporto dove poi potevano entrare. Tra l'altro immaginatevi, per queste donne che sono state nascoste con i loro uomini che presidiavano prima di poter attraversare la città, la paura di attraversare la città, arrivare in un aeroporto che era ancora peggio e a volte dover tornare indietro sapendo di dover ricominciare quell'incubo. Infatti lì è stato anche un grosso lavoro con molte di parlarci e dire no, ce la facciamo, alcune hanno provato 3 volte ed è stata una cosa, oppure riusciva a entrare una madre, non riusciva a entrare il figlio, per cui è stata una cosa veramente, sembrava di vivere in un brutto film purtroppo. E a un certo punto siamo riusciti, tra l'altro sono stati straordinari i nostri carabinieri del Tuscania, perché appunto avevamo bisogno di qualcuno che aiutasse a far entrare nei gates, e lì è nata questa famosa idea del fazzoletto rosso. Quelle donne, era facile che avessero un vestito, tutte un vestito nero, e quindi il fazzoletto si poteva anche poi far vedere più facilmente, perché tra migliaia di persone, e quindi c'è stato, diciamo, quest'altro tentativo del fazzoletto rosso, dove proprio questa mina che voi avete visto è riuscita a entrare, ma non solo è entrata, è rimasta 24 ore in più per aiutare i carabinieri e è riuscita con loro per cercare tutte quelle del loro gruppo che erano rimaste fuori. E non parliamo, le nostre liste non erano solo liste di 9 Ollus, erano di tutte le associazioni, quindi ce le siamo divise, ognuno aveva i suoi gruppi, per cui con un'angoscia terribile parallelamente andava avanti l'operazione aerea, da un'altra parte continuavamo a fare le vacazioni fino all'ultimo aereo. Noi abbiamo avuto l'ultima delle nostre che è entrata con l'ultimo aereo, e mano a mano si cercava di capire chi era arrivato, chi era disperso, chi mancava, perché poi chiaramente alcuni di loro sono venuti con le famiglie,
Noi abbiamo avuto una delle driver che aveva due bambini piccoli, uno tetraplegico che se l'è portato in braccio in quella situazione, quindi noi avevamo trovato un modo anche di unire i gruppi in maniera che i piccoli nuclei o chi era solo potesse poi riunirsi e fare massa per non essere schiacciati all'aeroporto. Cioè è stata una storia veramente incredibile, dove forse perché proprio queste persone avevano già avuto una vita eroica senza saperlo, hanno tirato fuori una tenuta e una capacità straordinaria. Ovviamente arrivati, io devo dire che c'è stata un'emozione quando sono arrivati i primi aerei in cui abbiamo visto i nostri, la prima era proprio a Mina con una delle insegnanti e le famiglie, cioè, per noi è stato uno shock, cioè, ed è stata la prima volta che l'abbiamo sentita e vista piangere, cioè ha mantenuto una calma, una fermezza neanche nel dirigere gli altri, nell'aiutarli, nel motivarli, straordinaria. Cioè. Come stanno adesso queste donne, Flavia? Sono, cioè, sappiamo che sono dislocate in vari posti, riescono a contattare le passate? Io parlo senza. Ho chiesto come stanno queste donne adesso, se riescono a contattare magari le loro famiglie o se ancora non è possibile. Allora, quelle che sono arrivate intanto, diciamo, molto felici di essere arrivate e di essere vive, chiaramente con una doppia amarezza, perché alcune, una parte delle loro famiglie è venuta, un'altra no, quindi con tutta l'angoscia, e poi soprattutto venute giusto con il loro cellulare. Infatti lei dice: tutto quello che io ho della mia vita è il mio cellulare e l'hard disk, e tutto il resto me lo lascio dietro, i nostri sogni, cioè tutto quello, un futuro in cui abbiamo creduto profondamente e per cui abbiamo combattuto strenuamente, le persone che amiamo, la nostra storia, la nostra casa. 3 giorni dopo hanno visto la loro storia, la loro casa anche bombardata subito dopo che erano arrivate, quindi senza sapere. Chiaramente c'è stato un problema nei primi, perché sono stati dislocati su tutta Italia, perché come sapete erano tanti, e quindi non erano tutti insieme, e avevano i cellulari con quelle loro schede afghane, quindi che prendevano solo dove c'era una linea libera. Poi alcuni siamo riusciti a intercettarli all'aeroporto, a dargli delle linee, a comunicare, quindi avere più o meno dai gruppi notizie. Hanno finito la quarantena, Mina ha continuato a parlare, abbiamo sentito anche le driver, quindi diciamo alcune molto fortemente sotto shock. C'è arrivato un messaggio anche da una nostra fisioterapista che faceva riabilitazione ai bambini senza arti, ai bambini piccoli, che ci ha mandato un video di lei con questa bambina piccola piccola vestita di rosa, che poi sono loro che costruiscono le protesi, i girelli per farli lavorare. Diceva: questo è l'amore con cui noi ogni giorno seguiamo i nostri bambini, e adesso chi lo farà? Che devo dire, è così, chi lo farà? Questo è il problema. Tutti questi, cioè, gli ospedali ancora rimangono, ma le persone non rimangono. Noi avevamo una parte dove sviluppavamo tutti i nostri progetti per le donne, era questo spazio che si chiamava Women Garden, il giardino delle donne, dove si sono insediati i talebani, che di femminile hanno molto poco, devo dire, e quindi hanno infilato tutti i loro uomini lì, non c'è più niente. Chiaramente. Ed era un posto per le donne, dove appunto c'erano anche strutture di donne che hanno lanciato le loro, una delle nostre che aveva vinto questo premio che avevamo fatto, che aveva creato una struttura per rivedere un nuovo styling di tradizione locale di vestiti e reinterpretato da esportare all'estero, e quindi riusciva anche a impiegare donne analfabete, quindi a far lavorare anche per poi permettergli di studiare. Abbiamo avuto una storia molto bella tra chi ha preso la patente, di una donna che aveva perso il marito, ma aveva 4 o 5 figli e il padre handicappato e anche la madre a carico. Paese già povero di suo, dove diciamo che gli stipendi sono veramente quello che ci basta per un caffè, e ha iniziato con il corso di alfabetizzazione, ha studiato, è andato avanti con i suoi studi, ha preso un lavoro come spazzina e ha mantenuto tutta questa armata familiare. Poi sono famiglie copiose quelle afghane, anche molto orizzontali, e poi ha continuato a studiare, è venuta e ha preso la patente, e con la patente è stata assunta dal ministero per guidare per i militari, quindi è stata la prima donna assunta ed è stata una cosa straordinaria vederla poi in divisa, però è stata un'escalation. Questo per dirvi di chi stiamo parlando, cioè persone straordinarie. Noi continuiamo ancora oggi a combattere per i nostri diritti non riconosciuti in tutti i sensi, non solo delle donne, ci sono sempre diritti calpestati e abusi, ma fondamentalmente devo dire che questo è
stato il paese in cui hanno lottato e dovuto faticare di più in assoluto. Queste persone sperano in un futuro, in questo momento non lo vedono. Infatti il nostro appello è stato, quando noi abbiamo lanciato questo hashtag Save Up and Women, è stato anche per loro, per quelli che sono lì, con cui loro riescono a parlare, per fargli capire che non sono dimenticate, perché noi pensiamo che ovunque ci sia una donna, una persona che si vede abusata o calpestata, è una ferita per tutti noi, non solo per quel paese. E credo che proprio la solidarietà sia lo strumento più importante e che sia veramente fondamentale farglielo vedere, siccome forse l'unica cosa che ancora hanno è lo strumento digitale. Abbiamo deciso di lanciare appunto questo, che è stato un simbolo della loro liberazione, e di condividerlo per fargli sentire la solidarietà di tutti quanti, al di là poi del prodigarci e costruire una rete solidale anche con gli altri. Perché? Perché ci sarà bisogno di soldi, ci sarà bisogno, molte aziende ci stanno intervenendo per offrire formazione e posti di lavoro, perché queste persone hanno il diritto di essere inserite degnamente nella nostra società, e credo che siano un'opportunità anche per noi proprio di integrazione, di sviluppo e di valore aggiunto che possiamo immettere, che dovremmo anche riuscire ad accogliere proprio anche socialmente e affettivamente in una certa maniera, che hanno soltanto da regalarci qualche cosa. Quindi credo che sia importante su tutti i fronti fargli sentire la nostra vicinanza. È chiaro che poi ci vuole una catena e sarà una storia lunga, e purtroppo i riflettori si spengeranno come in tutte le cose che fanno notizia, mentre invece noi vorremmo che queste donne continuassero a esistere, anche le loro famiglie, anche gli uomini, per carità, che queste persone, ce ne sono ancora tante che hanno collaborato con noi dentro, speriamo che, e noi vorremmo anche che si riuscisse presto ad aprire la possibilità di portare cibo e acqua alle persone che stanno là. Considerate che tutti quelli che sono saliti dalle province è da settimane che stanno senza casa, senza cibo e senza acqua con i bambini, sono in una fase di malnutrizione i bambini che fa spavento, c'è una mortalità incredibile, una città bombardata che ritornata al paleolitico del terrore. Comunque speriamo che si possano aprire molto presto almeno le possibilità, perché le banche sono state chiuse, di aiutarli, di dare proprio gli aiuti basici. Noi che con un'altra fondazione, che era questa Holiday Brave Foundation, che ci ha aiutati sul Pink Shuttle, l'avevamo già predisposto proprio di trasformare i van in un servizio poi per portare immediatamente cibo, acqua e possibile assistenza medica proprio laddove c'è più necessità. Quindi sono due i fronti, quello che andrà fatto in Afghanistan appena possibile, le persone che magari riusciranno ancora a uscire, i collaboratori che sono lì e che devono spostarsi ogni notte per non essere intercettati, e comunque una grande mole di persone di enorme valore che vanno seguite, accolte, aiutate a integrarsi nella nostra società. Io devo dire che abbiamo avuto molte prove di solidarietà e voi siamo felici di essere qui, anche della vostra, veramente grazie, e speriamo che sia una cosa raccolta da tutti e anche dai media, che non smettano di interessarsene. Flavia, se si volesse aiutare concretamente Nove Onlus, come si può fare? Allora, noi abbiamo aperto già da subito un'emergenza Afghanistan, quindi c'è sul nostro sito, è vero che è oscurato, però diciamo che trovate un riepilogo delle attività fatte e di quello che continueremo a fare, perché comunque noi non lasceremo l'Afghanistan, in qualunque modo troveremo una forma, sperando che ci riconoscano di nuovo lo stato di Onlus, ma in qualunque modo continueremo ad aiutarlo. Quindi se voi andate su 9onlus.org c'è, in effetti potete o donare, o poi c'è anche un'info dove potete vedere le cose che si possono fare. E scusate, perché poi in questo momento è difficile rispondere a tutti, per cui daremo delle risposte, non è una, diciamo, per il momento anche la progettualità, stiamo iniziando a capire gli skill di queste persone, quindi come poterle mettere, offerte di lavoro, poi successi in questo momento saranno affidate alle strutture di accoglienza, poi vedremo di poterle organizzare per famiglie e per capacità che hanno. Quindi tutto quello che è possibile, e soprattutto non dimenticateli. Allora, a questo proposito volevo dire che c'è una collaborazione che verrà messa in atto questa sera. Questa sera al Teatro dei Marzi alle ore 21 ci sarà lo spettacolo Uscita d'Emergenza, protagonista Giovanna Luisi con alcuni artisti e musicisti, organizzato dall'Associazione Culturale La Chiave di Volta.
e la presidente Patrizia Orlandi si è messa in contatto con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano, e dunque questa sera ci sarà proprio una raccolta fondi al teatro, e questa raccolta poi verrà consegnata proprio a Nove Ollus a sostegno delle donne afghane e non solo. Quindi ci tenevo a ringraziare anche la Chiave di Volta, che ha scelto di collaborare con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano. Quindi stasera poi saremo al teatro anche per quest'altro importante momento. Torno un attimo a parlare con Barbara Schiavulli. Barbara, da questo momento qual è lo scenario che si può prospettare in Afghanistan, secondo te? Ma adesso io oggi non ho guardato le notizie perché ero qui che affondavo negli arrosticini, perché ammetto questa mia debolezza, non ho visto. In realtà in queste ore doveva formarsi il nuovo governo dei talebani, che sarà interessante, anche perché hanno già detto che non ci saranno donne, quindi la cosa in qualche modo continua a rispecchiare quello che pensavamo, nonostante altri invece credano che ci possa essere stabilità. Ma quando ho intervistato l'ultima volta che sono andata un'attivista femminista musulmana afghana, è stata molto chiara quando mi ha detto, perché si parlava del fatto sì, però magari arrivano i talebani, nonostante si ferma la guerra, comunque si depongono le armi perché nessuno combatte più. E lei mi ha risposto: sì, ma la pace non è la fine della guerra, la pace è come una collana fatta di tante perle, e ognuna è fatta dei diritti delle donne, della giustizia, dell'inclusività, delle possibilità di sperare. Se non ci sono tutte queste cose, non è pace, è prigione. E questa donna adesso è lì, io ho provato a farla uscire, ma ormai era troppo tardi perché l'ultimo volo poi è partito. Lei poi non voleva, ha detto: porta prima tutte le altre che puoi, io ci sarà tempo per farmi uscire, io ho già un mirino addosso. Lei è stata candidata presidenziale anche, è stata picchiata all'aeroporto, poi i talebani gli hanno puntato una pistola alla testa insieme al marito, ma siccome molto conosciuta, perché appunto è stata una candidata, l'unica donna a candidarsi alle presidenziali, è stata salvata dalla gente, quindi è riuscita a scappare, è tornata a casa e non è andata più in aeroporto, e ha tentato di far uscire delle sue amiche avvocatesse, tutte attiviste. E sta lì, io cerco di sentirla quasi tutti i giorni anche per darle un po' di conforto umano, perché lei mi dice, e anche altre mi hanno detto, cerchiamo di parlarci il meno possibile per non metterci in pericolo a vicenda, perché attraverso WhatsApp, attraverso, hanno tutte cancellato le foto, le cose, hanno tolto i visini magari truccati che avevano nei WhatsApp, perché i talebani arrivano, ti la prima cosa che fanno è ti controllano i cellulari. Anch'io adesso che pensavo di partire, dovevo partire subito dopo che quello che era successo, invece poi hanno cancellato i voli, avevo preso un altro computer per non portare il mio vuoto completamente, così ho detto: se sono lì e me lo aprono e lo controllano, non trovano niente, non trovano neanche le interviste precedenti, perché il mio computer è come una lista di qualsiasi, ho conosciuto tanti, in 20 anni, tantissime persone, tante foto, tante cose, quindi ho preso questa cosa che per ora resta lì pronta a ripartire insieme a tutto il resto. Quindi adesso vediamo cosa succede a livello politico, e io spero di partire non appena sarà possibile, perché credo adesso non si stia facendo un gran lavoro in questo momento, raccontando solo i talebani e dimenticandosi invece di questa gente fuori, sparita, chiusa. E anche perché sono legata, diciamo, a questo paese in qualche modo, io la chiamo sempre la mia terra gemella, non so perché. C'è un mio amico afghano che dice che probabilmente ero una guerriera afghana nel cose, ho detto vabbè, io, a me va bene tutto.
E appunto vedremo cosa succede politicamente, continueremo a parlarne. Io con delle colleghe ho creato qualche anno fa questa radio che si chiama Radio Bullets, proprio perché non ne potevamo più di scrivere per giornali che in realtà non gliene fregava niente, dove era tutto molto discontinuo, dove gli esteri contano solo quando c'è un grosso attentato e comunque non viene raccontato, non viene spiegato. Quindi ci siamo fatti una cosa nostra e raccontiamo il mondo come pensiamo bisogna fare per gli altri, dove il giornalismo è ancora a servizio, non il nome della persona che scrive. E devo dire, siamo 10 donne e 2 uomini, che sono gli unici che ci danno un po' di problemi, ma sono bravissimi. Spezziamo anche il mito dove si dice che le donne quando sono tutte insieme non vanno d'accordo, invece noi siamo, forse perché lo dicevamo oggi, abbiamo un obiettivo e funziona tutto, andiamo, forse anche perché non abbiamo una lira, quindi probabilmente questo ci aiuta ancora di più. E devo, però dico una cosa, tutti gli ultimi viaggi che ho fatto, lei diceva prima, sono una freelance con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso, come quello di non avere uno stipendio a fine mese, però ogni volta che io ho detto devo andare a Kabul, devo andare in Iraq, bisogna raccontare questa storia, bisogna andare in Venezuela perché nessuno ne sta parlando, mi servono 2, 3, 4 mila euro, a volte anche 5 perché l'Afghanistan è anche costoso perché abbiamo traduttori, il volo, io nel giro di 2-3 giorni li raccoglievo. Quindi non è vero che la gente non interessano, come spesso dicono i giornali. Non interessano i giornali perché sono fatti spesso male, perché la gente non ha voglia di leggerli, perché la gente è completamente sconnessa da quello che pensano le redazioni, come anche qualche... Vabbè, non vorrei... Ah, chi deve capire? E quindi ci siamo inventate questa cosa che ci piace, che speriamo vada avanti, non è facile, ma facciamo quel giornalismo che pensiamo possa essere servizio, che è quello che dovrebbe essere il giornalismo. Senti, c'è una storia che tu hai raccontato, perché lei su Facebook racconta tante storie al di là di Radio Bullets, la scorsa settimana hai raccontato una storia in cui hai incontrato Ali Esani. Ce la racconti? Allora, Ali Esani, devo partire un po' da lontano, è un ragazzino afghano, adesso è un ragazzo direi, è un ometto, che ha scritto un libro bellissimo. Io l'ho conosciuto qualche anno fa proprio perché gli presentavo il libro, mi hanno chiamato, è una persona deliziosa e la sua storia è tragica, come non si può trovare un afghano che ti dice la mia vita è stata facile. Questo qua però l'ha avuta anche un po' più complicata degli altri. Quando aveva circa 6 anni un razzo colpisce casa sua, muoiono i genitori, lui torna da scuola, arriva, non trova più la casa e pensa di aver sbagliato via, quindi continua a girare, a un certo punto lo prende un vicino e non gli dice niente, però arriva il fratello che aveva 15-16 anni e gli dice noi adesso andiamo in Italia perché lì imparerai a studiare, non gli dice neanche che i genitori sono morti, lo prende e partono. Partire dall'Afghanistan significa fare una tratta lunghissima che a volte ci vogliono, dipende dai soldi che hai, perché i trafficanti quando ti muovi clandestinamente il viaggio costa sui 6-7 mila euro, che per loro che hanno stipendi, questi però parliamo di bambini, quindi uno stipendio medio in Afghanistan sui 100-150 dollari al mese, magari al giorno, magari. E quindi lui aveva un po' di soldi, glieli danno i parenti, va in Iran comincia a lavorare a 15 anni, il fratello grande perché piccolo non poteva fare nulla, e piano piano fanno un pezzetto alla volta con i soldi del lavoro del fratello più grande. Vivono la vita del clandestino, quindi vengono picchiati, devono scappare, salgono sui camion, arrivano in Turchia. In Turchia il fratello, che ormai ha 16 anni, trova lavoro da un venditore di tappeti in un centro commerciale. Sta lì un po', però continua a dirgli no, noi dobbiamo andare in Italia, non so chi gli avesse detto questa cosa che in Italia si studia. E quindi va avanti, a un certo punto questo fratello maggiore gli dice io devo andare in Grecia, vado io con un barchino,
tu resti qua, questo bambino però ha 6-7 anni, 7 ormai, e resti con degli afghani, gli dà un po' di soldi, quando io arrivo in Grecia guadagno per pagarti il biglietto, perché non voglio che vieni sul barcone anche tu. Quindi lui parte, dopo 3 giorni al notiziario in Grecia si vede che uno di questi barconi è affondato e lì c'era anche il fratello, quindi questo bambino resta solo in Turchia a 7-8 anni. Il signore che gli aveva dato il lavoro al fratello vede questo bambino lasciato solo e lo prende in casa, se lo tiene per un po', all'inizio lo tiene in magazzino, quindi neanche se lo porta a casa, ha detto che lui moriva di paura a stare solo nel centro commerciale chiuso in questo magazzino, poi hanno capito che lui aveva paura ma non osava dire niente e l'hanno portato a casa. Poi dopo un po' questo turco ha detto: senti, te lo pago io il biglietto, vai in Italia, perché lui voleva continuare ad andare perché il fratello gli aveva detto che dovevano andare. Insomma, arriva in Grecia prova 3 volte a passare, a andare sui camion per passare col traghetto e arrivare in Italia, arriva in Italia tutto nero, tutto, una signora gli dà 50, che incontra per strada, gli dà 50 euro e va a Venezia. A Venezia trova la polizia lo manda a Roma. A Roma, essendo un minore ormai di 10 anni, lo mette in una casa famiglia. Lui cresce, si laurea, adesso è laureato in legge. Diventiamo amici per questa, scrive questo libro bellissimo, Stanotte guardiamo le stelle, della Feltrinelli, dove da metà in poi si piange. E poi restiamo così amici, ma per le occasioni ogni tanto ci si sente. 2 settimane fa io ero davanti all'ambasciata afghana con altri 5 colleghi, tutti veterani dell'Afghanistan, persone con cui siamo andati tante volte per chiedere il visto, l'ultimo visto probabilmente emesso dall'ambasciata. Un caldo, l'ambasciata non si sapeva se avrebbe aperto o no, perché c'erano già, la domenica erano entrati i talebani, quindi l'ambasciatore era completamente nel panico perché non si sapeva cosa sarebbe accaduto. Noi aspettiamo lì fuori, a Roma c'erano tipo 37 gradi sotto al sole e noi diciamo: già ci ammazzano così, non siamo neanche arrivati. E dentro di me dice, ho detto agli altri: certo, ci vorrebbe un Just Eat che ci porta un po' di colazione, perché eravamo andati tutti presto. Insomma, a un certo punto, non finisco di dirlo, vedo un Just Eat che arriva un po' lontano e un ragazzo che si sbraccia. Io ero senza occhiali, quindi non vedevo niente. I colleghi fanno: ma guarda che sta salutando te. Sì, ma che sta salutando me? Cioè, chi lo conosce? Insomma, poi mi avvicino, questo continua a sbracciarsi come un pazzo, mi avvicino di più e vedo che lui è Ali Eksani, che adesso fa il driver, oltre a essere un grande autore, ma fa il driver. E quindi viene lì, mi abbraccia, piange, perché con gli afghani si piange tutto il tempo, quando non parlano piangono. Quindi insomma, stiamo lì così, facciamo 2 chiacchiere con i colleghi che dicono: ma questa ma conosce tutti proprio. Insomma, torno indietro, lo saluto, gli dico, lui mi dice: guarda, c'è una famiglia cristiana che poi è arrivata sui voli, che lui ci ha dato i nomi, è arrivata e dobbiamo salvarla assolutamente, così cosa, mi lascia tutto. E io torno dai colleghi e dico: vabbè, vi dico, questo è un autore, è uno scrittore, insomma tutta questa cosa. Dopo un quarto d'ora lo vediamo tornare, ci porta un sacchetto ed era piena di acqua e di brioche per tutti quanti. E l'Afghanistan è questo, è ospitalità ovunque si siano, sono loro che ce l'hanno dentro, non è solo quando vai in Afghanistan. E noi ci ha commosso un pochino tutti questa cosa, quindi tutti di nuovo a piangere, cosa, insomma è stato un sono una piagnona, insomma. Allora Barbara, che cosa si può fare, a parte 9 onlus e dare gli aiuti, cosa si può fare per mantenere alta l'attenzione per l'Afghanistan? Capito, tu sei pronta a partire qualora insomma ti dessero l'ok, che altro si può fare? Ma intanto al nostro livello più piccolo, aiutare queste persone che sono qui, perché un pezzetto dell'Afghanistan ce l'abbiamo e dobbiamo tenerlo caro e preservarlo, cercare di capire che risorse sono queste persone, come possono essere d'aiuto anche nel nostro paese, continuare a parlarne, a far pressione sui politici, perché
si stanno prendendo delle decisioni e spesso sono sotto banco. Invece bisogna che sia chiaro che cosa vogliamo, quale sia il nostro rapporto con questo futuro Afghanistan. Per esempio, oggi o ieri c'era un articolo, un'intervista a un politico, non so se il ministro degli esteri pakistano, non mi ricordo, e veniva detto: i talebani devono garantirci alcune cose, che sono la pace, la lotta contro il terrorismo, e c'era un'altra cosa, ma non veniva detto il preservare i diritti umani, cosa che invece noi dobbiamo imporre. Loro vogliono soldi e riconoscimento, i talebani. Non si dà niente di tutto questo se le donne non vanno a lavorare, se le donne non vanno a scuola, se le donne non hanno diritto di scegliere. La prima cosa che hanno detto quando sono arrivati: le donne saranno felici sotto la sharia. Non ci siamo, non lo decidi tu come una donna o chiunque altro sarà felice. Se poi una vuole essere felice sotto la sharia, liberissima, non sarò io a impedirglielo, ma è come imporre o togliere il velo, deve essere una scelta. Io non impongo o non impongo né di togliere né di mettere, la libertà sta nel poterlo decidere da soli, e questo deve essere un nostro punto fermo. I diritti delle persone devono essere tutelati, se no con i talebani non si parla e non gli si dà una lira. I soldi possono andare attraverso le organizzazioni umanitarie, attraverso le Nazioni Unite che sono lì, attraverso tutti quegli organi che ci garantiscono che questo avvenga, se no da parte mia zero proprio, non ti riconosco, non ti voglio neanche vedere, farò di tutto per ostacolarti. Poi l'altra volta in 4 anni questi sono caduti, se noi questi li riconosciamo possono stare anche più prossimi decenni, e allora sarà ancora più colpa nostra, è già molta parte colpa nostra questa situazione, cerchiamo per una volta di fare la cosa giusta e non spetterà ai politici, perché loro faranno solo la cosa più conveniente. Noi dobbiamo essere quelli che gli stanno con la forchetta nel sedere, si può dire, per essere abbastanza gentili, perché se no non ci sarà alternativa, tanto non gliene importa nessuno di un paese che sta a 6.000 km di distanza. Volevo coinvolgervi, c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Flavia o vuole farla? Volevo fare una domanda. No. Sì, può, venga qui, perché se no non la sentiamo. Volevo fare una domanda alla dottoressa, non so, alla giornalista. O anche all'altra, ovviamente. La mia associazione, io faccio parte dell'associazione Rindertimi, che ha gestito un centro di accoglienza straordinaria qui ad Avezzano, che adesso abbiamo chiuso. Ne abbiamo avuto in questi anni alcuni ragazzi afghani, e in particolare abbiamo anche seguito dei minori che venivano dall'Afghanistan, e quindi molte storie che lei ha raccontato le conosciamo molto bene. Ovviamente tutti i ragazzi che noi abbiamo ospitato hanno avuto il riconoscimento, hanno lasciato Avezzano e lavorano, sono a Roma. In particolare un ragazzo che è più piccolo di tutti è diventato parrucchiere e quindi lavora a Roma, collabora con Binario 21, non so se lo conoscete. Bene, in questi giorni ho sentito, lui mi diceva che la sua mamma, perché quando è arrivato chiaramente ci ha raccontato la storia della mamma e delle sorelle, che si erano vendute tutto per raccogliere i soldi, lui gli ha impiegato 2 anni lavorando, esattamente la storia che ha raccontato poco fa lei. Bene, questo ragazzo mi diceva che l'ultima notizia che ha avuto da parte della sua famiglia, delle donne della sua famiglia, è che loro non sono arrivate a Kabul, non ce l'hanno fatta, quindi sono andate in Pakistan e quindi sono nei campi profughi pakistani. O anche loro sono lì, però ci sono anche altri campi profughi evidentemente nei paesi limitrofi. Ecco, io volevo chiederle per loro, qualcosa ha detto la signora che si poteva, forse stava pensando di nei campi profughi al confine praticamente tra l'Afghanistan e il Pakistan, per loro cosa si può fare? Perché chi è arrivato qua, per fortuna c'è molta attenzione, quello che diceva, lavoro, per carità, però ecco, per loro, per queste donne, e in particolare la mamma di questo ragazzo, chiaramente è impensabile di poterla raggiungere, anche lui lo immagina minimamente, ma per le donne che sono
nei campi profughi, cosa si può fare lì? Allora, intanto si sta pensando a dei corridoi umanitari, però questo è un lavoro di politica internazionale, di diplomazia, e ovviamente il posto ideale sarebbe il Pakistan, perché è il confine più facile da uscire, quello più organizzato. L'Afghanistan importa tutto e la rotta pakistana è quella più comoda. Ci sono stati nel tempo, durante il primo regime dei talebani, quindi gli anni 90, sono usciti circa 4 milioni di afghani, adesso ne restano 1,5 milioni in Pakistan, lungo il confine. I pakistani non li sopportano, quindi chi finisce nei campi profughi pakistani non è proprio come venire noi in un centro d'accoglienza, hanno vita dura. Quindi l'ideale sarebbe che se domani ci fossero questi corridoi, qualcuno riesce a uscire anche da lì, perché già lì sarà molto difficile per quelli che stanno in Afghanistan muoversi e fare tutto il viaggio verso il Pakistan, anche perché molti lo fanno con i trafficanti e devono passare le montagne, vengono picchiati, poi adesso ci sono i talebani dappertutto, quindi è ancora più complicati. L'altra via di uscita è l'Iran. E anche lì gli iraniani proprio peggio dei pakistani riguardo agli afghani, quindi spesso li ributtano indietro, li deportano e li buttano nel fiume, perché c'è un fiume lungo il confine, molti sono morti affogati vicino a Herat. Herat era la zona dove c'era il quartier generale delle truppe italiane, che poi seguiva tutta una regione che è grande quanto il nord Italia. E lì però molti riescono ad andare, chi è andato in Iran è riuscito, però siccome parlano la stessa lingua, il Dari e il Farsi è molto simile, nonostante, parlavo con la sorella di un ristoratore afghano che sta a Venezia, diceva lei ha vissuto anni a scuola di bullismo, perché lei è della comunità Zara, che hanno questi occhi più a mandorla, quindi più riconoscibile, e l'hanno sempre maltrattata perché era una ragazzina a Zara. E lei ha detto non vedeva l'ora di potersene andare via, nonostante comunque riuscisse ad andare a scuola, ad avere una famiglia che aveva una casa e una situazione, ma comunque non era accettata in quel posto. Adesso che in Italia invece sta cercando, a Venezia sta cercando di diventare una stilista, è molto giovane, molto brava, molto agguerrita. Una delle sorelle è arrivata nel volo, ci ha fatto impazzire lui. Ma un'altra peculiarità degli afghani, e lo dimostrava la signora che è venuta prima, sono molto svegli, nel senso sono, magari arrivano che non sanno né leggere né scrivere, ma imparano tutto. È come se persone che non avessero istruzioni avessero acuito altre capacità e sono molto intelligenti. Quando entrano in un posto riescono immediatamente poi a crearsi una vita. Quindi quasi tutti gli afghani che conosco hanno un lavoro, si danno da fare, non perdono troppo tempo, se ovviamente hanno le possibilità e gli strumenti che li aiutano. E quindi io non lo so per queste persone cosa succederà in futuro. Molti oggi hanno aperto un attimo il confine pakistano, si sono riversate migliaia di persone, la gente adesso fugge. Tra una settimana vedremo, per ora le donne sono a casa, c'è anche questa cosa che molti di quelli che fuggono sono soprattutto uomini e giovani ragazzi, le donne hanno ancora più difficoltà a muoversi perché è un paese comunque dove ci sono i talebani, dove da sole non si possono muovere, dove sarebbe comunque difficile, ma lo faranno. È anche per questo che molti ti chiedono le mie sorelle, mia moglie, perché gli uomini in qualche modo se la cavano alla fine, comunque non hanno una vita tanto difficile come quella che avrebbero le donne. E però credo che ci sarà un flusso di persone, soprattutto questo incentiverà molto i trafficanti se non vengono aperte dei corridoi, perché poi alla fine chi ne guadagna è sempre la criminalità, che si sia qui o che si sia nel resto del mondo. Il mondo è tutto uguale in questo, purtroppo. Vieni Roberta, voleva fare una domanda a lei. Ci arriva? È una domanda ed è allo stesso tempo una riflessione. Vi ho ascoltato con molta attenzione e mi hanno colpito un po' tutto veramente, però dei passaggi fondamentali sull'importanza della cultura.
queste persone volevano stare lì per studiare, cioè quando si poteva, volevano studiare, vengono qui per studiare. E quindi la cultura, che è importante, la cultura, l'arte, dicevi tu prima, la poesia e l'arte di strada, ora qui in Italia, io parlo anche da insegnante, no? Si sente spesso, si leggono commenti sui social di una cultura becera, c'è proprio veramente un'emergenza culturale anche di sensibilità, di solidarietà, manca, cioè c'è un'emergenza proprio a questo livello, perché ormai come la cultura e come noi, per esempio insegnanti, qui nel pubblico ci stanno diversi insegnanti anche, come possiamo noi aiutarvi a sensibilizzare nei confronti di queste situazioni, a parte la conoscenza, perché dalla conoscenza si parte, però creare poi quella sensibilità umana forse è più difficile, quindi quali sono gli strumenti che noi e le strategie che noi come operatori culturali, e mi rivolgo anche ai giornalisti che fanno informazione, purtroppo avete centrato il problema e pure il giornalismo purtroppo è abbastanza, possiamo dire, asservito, si può dire, insomma, non sono politicamente corretta ma non mi interessa in questo momento, quindi lo dicevamo prima in macchina, i riflettori già si sono spenti per certi aspetti, no? Finiti i corridoi, finiti i voli da Kabul, diciamo che un attimino stanno tutti in silenzio, quindi ecco, quali strategie adottare per sensibilizzare e creare veramente una cultura dell'umanità ad ampio raggio, dell'umanità a 360 gradi? Io, se posso dire, appunto, siccome la cultura è consapevolezza, noi prima che succedesse questa tragedia avevamo iniziato anche dei corsi proprio con i licei soprattutto, ma anche con le medie, tra l'altro mettendoli anche in comunicazione con le nostre ragazze, facendo dei progetti interattivi, ma soprattutto è vero come l'informazione è molto parcellizzata, è molto, anzi a volte anche assente, bisognerebbe avere più contemporaneità nella scuola e anche interdisciplinarità, cioè quindi riuscire a dare dei contenuti ai ragazzi che siano, scusatemi, anche facili da riscontrare nel loro quotidiano, quindi su tutto quello che è situazione femminile, maschile, quelle che sono le nuove correnti, quanto la tecnologia influenza le materie umanistiche, ma anche la scienza è influenzata dall'arte, quanto si può imparare la scienza anche attraverso formule più umanistiche, cioè dargli degli strumenti anche di comprensione molto più ampia delle cose e di informazioni che siano reali, cioè non semplicemente sentiti dire o critiche o programmi riportati, ma invece stimolarli su quello che poi riscontrano nella vita reale. Tra l'altro anche il lavoro che fa Barbara con Radio Bullets noi l'abbiamo anche inserito nei progetti scolastici, allora piuttosto che fare la rivistina impariamo a capire come si capisce se una news è giusta o se è una fake news, i problemi del cyberbullismo l'abbiamo iniziato a inserire, grazie. Quindi su questo è fondamentale il lavoro proprio anche di creare ponti anche con gli altri paesi, cioè noi abbiamo usato, diciamo, tutto il collegamento online fino allo sfinimento durante il Covid, ma è anche uno strumento indipendente dal Covid che permette a scuole che non hanno mezzi, permette di collegarsi a persone che sono direttamente produttori di contenuti in maniera economica e permette l'accesso a tante scuole e tante classi, cioè in questo è molto importante l'azione che gli insegnanti possono fare. Sarà anche interessante, se volete, poi far dialogare i ragazzi con queste realtà. Le nostre donne e ragazzi, appunto, hanno tutti delle esperienze anche molto interessanti e molto evolute, hanno molto da dirsi, così come loro attraverso la rete hanno imparato molto da noi. Quindi mantenere, anzi, il legame sempre più stretto credo che sia la forma di evoluzione e integrazione culturale maggiore e migliore che possiamo fare. Vuoi aggiungere? Barbara vuole sempre aggiungere qualcosa. No, io farei una riflessione su quello che colpisce il terrorismo. Non è un caso se nei paesi, intanto la maggior parte delle vittime del terrorismo sono musulmani colpiti da estremisti islamici, da jihadisti. Quando a noi ci sembra che stiano colpendo noi una volta, lì li hanno già colpiti 100.
quelli che vengono soprattutto colpiti, mi riferisco soprattutto a Iraq, ma non solo, all'Afghanistan, anche in Pakistan ci sono stati attentati, pensate a Malala Yousafzai che è stata colpita perché diceva alle ragazze di andare a scuola. Colpiscono gli studenti, colpiscono i professori, colpiscono gli artisti, colpiscono i giornalisti, colpiscono quelli che producono cultura, perché se tu pensi, tu ragioni, tu decidi, non sei manipolabile. Quindi la guerra, non si, ed è quello che ho imparato io in 25 anni che faccio questo mestiere, non si risolve con le armi, è una cosa che puoi fare brevemente e sicuramente non in 20 anni, perché alla fine ti fregano. È farlo attraverso le cose che loro invece vogliono distruggere, quindi potenziare la cultura, potenziare le scuole, proteggere queste persone. Non vogliono attaccare le donne perché odiano le donne. I talebani non è che odiano le madri, hanno un grande rispetto. Loro pensano che le donne devono stare a casa perché sono le regine del focolare, perché sono ignoranti, manipolati da altri, perché i talebani non sono nati per caso, sono la costruzione a tavolino di altre potenze, e pensano che, e ha ragione, che le persone siano più manipolabili se sono ignoranti. Quindi qual è la guerra da fare? Contrastare questo. E allora adesso i soldi che non vengono spesi per la guerra, una parte verrà destinata alle persone che sono arrivate qui, l'altra bisogna destinarla a progetti di cultura, progetti di università, di scambio, di qua sul fronte. Quello che, come loro, ho fatto sempre io, non sempre, ultimamente, perché diventa un impegno, poi prima del Covid andavo in giro a parlare, a raccontare le storie un po' che ho raccontato qua di guerra, facendo vedere anche le foto, e ogni tanto andavo a scuole professionali nel sud, nel nord, sono andata dappertutto, ogni tanto gli insegnanti mi dicevano: essa, qua c'è il gruppetto di facinorosi, non si muoveva foglia. Se tu riesci a catturare i ragazzi in qualche modo, loro di ragazzi, perché poi parliamo di paesi dove il 45% in Afghanistan della popolazione è di sotto dei 18 anni, quindi stiamo parlando di giovani a giovani, lo capiscono, si immedesimano, magari non sanno di cosa sto parlando, ma cominciano comunque a ragionarci su, magari solo per 2-3 ore, ma poi qualcosa gli resta sempre. Vedono le immagini, guardano intorno e vedono che ci sono ragazzi stranieri magari nella loro scuola, ai quali non avevano neanche mai chiesto da dove venivano, cosa si mangiava. Si organizza poi un pranzo se c'è un marocchino del Marocco, se c'è il cinese del Cinese. Insomma, bisogna in qualche modo, poi il cibo è uno dei veicoli probabilmente di socializzazione, ripeto, gli arrosticini che avete voi, stasera mangiamo ancora arrosticini? No. Allora io qua mi taccio. Bisogna in qualche modo che troviamo i punti comuni e li facciamo diventare dei punti di forza, e questo lo si fa solo attraverso la cultura, che può essere di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, anche molto bassi, può essere la musica, può essere il cibo, può essere la lettura, può essere già la poesia, andiamo un po', può essere il cinema, per esempio. E forse questo ha aiutato anche l'Afghanistan. Se fossero arrivate oggi 3.000 persone dalla Nigeria, 3.000 donne, non avrebbero avuto lo stesso impatto che hanno avuto 3.000 donne dall'Afghanistan, perché comunque c'è una cultura sull'Afghanistan, ci sono i libri come Il cacciatore d'aquiloni che tutti hanno letto, ci sono le storie che comunque noi abbiamo raccontato, ci sono stati soldati italiani che hanno detto, ogni volta che tornano dico abbiamo amato quel posto, sì c'è stata la guerra, ma le stelle, i tramonti, i bambini afghani, ci sono state le foto, le mostre. Ognuno pensa all'Afghanistan, gli viene in mente qualcosa, in genere qualcosa anche di positivo. Quindi si è creata una narrazione positiva di un popolo che quando è arrivato qui ha avuto un'enorme solidarietà. Non avviene con altri paesi, perché se io chiedo a qualcuno di citarmi un autore nigeriano o la storia di una donna nigeriana, uno pensa a una prostituta come minimo. E questo è un errore nostro, di disumanizzazione delle persone o delle cose che fanno, mentre è riuscita, è una storia riuscita quella dell'Afghanistan, perché è vero c'è tanta brutta gente, se no non staremo qua a parlarne, ma c'è anche un sacco di brava gente, questo le persone qui lo hanno capito. Grazie, se non ci sono altre domande, sì, prego.
Buonasera a tutti, ciao, salamu alaikum. Io sono di Afghanistan, Ullana, sì. Però devo portare quale persone, quale si è lavorato con militari di Afghanistan, è morto marito e famiglia così. Le persone morte, moglie, non ci stanno niente. Bambini morti, mamme, mariti tutti morti, famiglia sta a strada. Pakistan si venire loro, Pakistan ci vuole 3.000 euro di portare solo appuntamento. Stupite di Pakistan, talibana, di troppo stronzo. Però quali persone si morti, marito collaborato con militari d'Italia, americani, tutti. Marito morte, famiglia, non ci sta nessuno. Solo una donna rimasta a casa. Quello che devi fare è portare quella persona in Italia, qua a lavorare, guadagnare soldi, mandiamo. Però loro non ce l'hanno nessuno. Quella deve aiutare, se non ci sta nessuno, io sto a lavorare, guadagnare 500, 300, mandare figli. Però quale persona ha lavorato, morto marito, tu lo sai, bambini senza ciabatti. Tu lo sai già visto perché tu 20 anni hai sentito tutte le parole, tu, quella che ti dici tu con la verità. Però aiutare quale persona, se non ci sta marito, non ci sta fratello, non ci sta nessuno, rimane un bambino a casa, portare, aiutare quella persona. Non è meno né lui, però quella persona è aiutare, prima parola loro. Tu già lo sai Afghanistan perché quanto casino si sta, se non si lavori non te ne danno niente. Chi ti aiuta? Il comune non ti aiuta, il governo non ti aiuta, io rubare te, tu rubare a me, quella di là ci sta tutti così. Di là tutti così. Non ti aiuta nessuno, non ti dà una panna, se non ti lavori, tu lo sai, 8 anni i bambini stanno lavorando, 7 anni i bambini stanno lavorando al portare caffè. Perché io da Afghanistan lo so. Tante persone ieri chiamano a me, tu mi dai aiuto, qualcuno parla di portare noi perché non ci sta roba per mangiare. Sono io di Kabul, abito di Jalalabad, dietro galera di Jalalabad. Ora sta Taliban da 3 giorni a cercare me, io, perché tu stai a lavorare in un estero paese. Se tu ancora non è musulmano, non va bene se lavori, va bene in Afghanistan. Chi fare Afghanistan lavoro io? Devi permazzare gente, come va? No. Però per favore, tu perché giornalista grande, chiedere quale persona deve portare, quale se non ci sta nessuno una lira loro morire di fame. Non c'è la ciabatta, tu lo sai, non ci sta quanto dormire, freddo, non c'è la una coperta. Aiutare loro. Per favore, grazie a tutti. Rappresenta quello che abbiamo detto finora. Qua ci sono tante persone che magari vivono da anni e continuano a mandare i soldi indietro, adesso non riescono neanche a mandarli perché le banche sono chiuse, lì non ci sono carte di credito, si vive solo di contanti. Tanti ti chiedono aiuto e tu non sai più cosa dirgli perché vorresti portarli tutti, ma il problema non lo risolveresti svuotando l'Afghanistan. Anche se sarebbe molto bello lasciarvi lì senza nessuno, però lui è uno, ce ne sono migliaia che sono in Italia e che hanno tutti lo stesso problema, cioè hanno delle famiglie e anche solo il fatto che loro siano qua e che quindi siano in terra straniera, lavorano con gli stranieri, per loro è reato, quindi sono tutti considerati in pericolo, vanno nelle case, fanno le liste, dicono dove sta questo, dove sta quello, quanti anni ha tua figlia perché magari la possiamo far sposare a un talebano, c'è liste per qualsiasi cosa, loro sono specializzati in liste e bisogna prendersi cura di queste persone perché soffrono, lo avete visto, c'è una sofferenza qua che è uguale a quella che c'è là, queste persone hanno paura letteralmente per le persone, come l'avreste voi se i vostri fossero lontani in un paese e non sono al sicuro, e c'è un'impotenza. Io l'altro giorno tornavo da Venezia dove abbiamo fatto un flash mob per le ragazze, mi chiama un afghano che sta a Roma, che lavora in un supermercato, e mi dice: mia moglie è bloccata all'aeroporto dopo l'attentato e ha un attacco di panico, non si riesce a muovere e quindi era lì in pericolo, è stata tutta la notte lì ferma e dico sono in treno con tutti che mi guardavano e che gli dicevo
perché lui mi traduceva, lui chiamava la moglie, traduceva, io gli dicevo metti, dille di mettersi una mano, mi sembrava una matta, metti la mano sullo stomaco, questa con i talebani intorno, e dicevo fa un passo, pensa, aveva la bambina accanto di 6 anni, fallo per tua figlia, le donne diventano forti quando devono proteggere i figli, roba che io manco figli, quindi mi inventavo qualsiasi cosa per far muovere questa donna che non riusciva a muoversi, fino a riuscire a farle trovare una donna per strada, fermarle e dirle di portarla in ospedale. Questa ha passato poi la notte in ospedale. Ma siamo a questo livello, che da 6.000 km di distanza, dove c'era una persona che diceva al marito in lacrime, con lei in lacrime dall'altra parte del mondo, che cosa bisognava fare per riuscire a uscire dalle fogne di quel posto, perché poi non l'abbiamo detto prima, questo passaggio dell'aeroporto, la gente ha passato ore nelle fogne per riuscire a entrare, perché c'era questo scolo dove sono state fino alle ginocchia immerse. Quando entravano nell'aeroporto poi si cambiavano i vestiti. Tra l'altro Amina, di cui le raccontava, era talmente presa da tutto quello che sta succedendo che si è dimenticata il bagaglio in aeroporto, è arrivata qua senza niente, va bene che aveva le sorelle che probabilmente si sono portati i vestiti, però era talmente presa da tutto quello, ci raccontava, ero immersa fino alle ginocchia nella melma, nella fogna dell'aeroporto, con gente che stava lì da giorni, cioè questo, anche questo. E quindi io capisco questa persona che chiede aiuto, ovviamente qua non, probabilmente non possiamo fare nulla, però c'è tanta gente così in questo momento anche qui, non è una cosa lontana da noi, è una cosa che ci sta intorno e quindi in qualche modo ci riguarda. Allora, siamo giunti in conclusione di questo straordinario incontro. Io ringrazio tanto Barbara Schiavulli e Flavia Mariani. Vi ribadisco quello che ha detto Flavia, la campagna che è stata lanciata da 9 Onlus, hashtag Save Afghan Women. Women. Fatevi una foto con un fazzoletto rosso, pubblicatela e mettete l'hashtag. Seguite Radio Bullets perché Barbara ci tiene costantemente aggiornate, e ci tengo tanto a ringraziare tutta la commissione Pari Opportunità, perché ha concretamente e fattivamente, insomma, realizzato questo bellissimo incontro che ci ha permesso di conoscere storie che forse se non l'avessimo fatto in questo modo non le avremmo mai sentite raccontate da chi le ha vissute davvero. Spero che questo sia solo un arrivederci, che loro possano tornare ancora per raccontarci. Magari avevo già detto a Barbara di portare Ali Eksani la prossima volta, che ha scritto questo bellissimo libro, e potrebbe essere un altro modo per conoscere ancora più da vicino l'Afghanistan e le loro storie. Ci tengo a ringraziare tutto, ovviamente, l'amministrazione comunale, il vice sindaco che è presente con tutti gli altri assessori, il Dipartimento delle Pari Opportunità del Comune di Celano, questa volta spero di averlo detto bene. Allora, l'iniziativa, ecco, lo dico alle signore presenti di Celano, faremo una foto con la commissione e il fazzoletto rosso, così saremo le prime a postare la foto. Ringrazio naturalmente tutte noi, ringraziamo voi che siete stati qui con noi e continuiamo a seguire e a tenere alta l'attenzione sull'Afghanistan. Grazie davvero a tutte e alle nostre ospiti. Buona serata.